Salve miei cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura con Internet Ballerino. Quando il professor Kettleborn presenta a Charlie una sfida speciale che ha a che fare con una creatura magica particolarmente pericolosa, Charlie chiede aiuto a uno dei suoi migliori amici. Tu, che culo, avrai bisogno di tutta la tua esperienza con le creature magiche per aiutare Charlie a compiere l'impresa e quello che imparerai ti permetterà di ottenere un voto più alto nel tuo MAGO di cura delle creature magiche. E quindi ragazzi, se internet ce lo permette, iniziamo l'avventura. Abbiamo preso un sacco di cioccorane, quindi sicuramente saranno tutte doppie, anche se l'evento è nuovo, però noi ce l'abbiamo doppia nel dubbio. Molto bene, non ci interessa, usciamo da qua e speriamo che internet ce la mandi buona. Sì, anche traguardi magici, sì, anche questo, sì, anche tutto il resto. Mamma mia, quanti eventi che ci sono, non ce ne frega assolutamente niente. E andiamo. Non so dove devo andare. Da Charlie a lezione? A sfida di Charlie, vai a lezione. Ok, andiamo a lezione. Vai a lezione. Quindi cominciamo e finiamo questa avventura in questo video con la lezione di creatura di cura delle creature magiche. Insomma, dobbiamo curare questa creatura, a quanto pare strana, sperando che non ci vogliano 6 ore a caricare. Ok, non ci sono volute, anche perché abbiamo caricato per 3 ore prima. Gli MAGO di cura delle creature magiche sono gli unici che non mi preoccupano, sta a vedere. Non vedo l'ora di finire la scuola, così non dovrò più annusare sterco di creature, mai più. Quando queste lezioni mi mancheranno tantissimo dopo il diploma. E andiamo, ciao Charlie! Buongiorno, amanti delle creature. Visto che i mago sono alle porte, la lezione di oggi sarà dedicata allo studio individuale. Approfittate di questa occasione per ripassare tutto quello che sapete sulle nostre amate creature magiche per ottenere voti favolosi. Io passerò fra di voi per assicurarmi che vi impegnerete. Non riesco a crederci, Rocky. Fra poco lasceremo Hogwarts per davvero. Prima o poi doveva capitare, non possiamo rimanere qui per sempre. Oppure sì, vedremo gli sviluppatori. Vorrei tanto avere il diploma in mano già domani. Voglio davvero diventare un dragologo il prima possibile. E tu, Rocky, cosa ti attira più della vita do dopo Hogwarts? Sistemarmi? Beh, vivere altre avventure e imparare altre magie? Boh, vivere altre avventure. Non vedo l'ora di vivere altre avventure, abbiamo un mondo da scoprire. Sono d'accordo con te, Rocky. Sono certo che ti caccerai in qualche guaio divertente finita la scuola. Spero proprio che riuscirò a unirmi a te per qualche avventura. Quindi ci stanno dicendo che non finirà Hogwarts Mystery. Ci aspettano un sacco di cose belle, ma dobbiamo ancora superare i mago. Sei preoccupato? Siamo già pronti, soprattutto per i mago di cura delle creature magiche. In realtà non mi servono nemmeno per diventare un famoso dracologo. Dovrei impegnarmi? Certo che dovresti impegnarti. Ti stai chiedendo se dovresti impegnarti? Professor Canterbun, volevo dire, non preoccuparti, signor Weasley. Tu e il signor Balboa siete due dei miei studenti più capaci. Ma lasciate che vi dia un consiglio. E quindi, energia. Non importa quanto siamo capaci o abili, possiamo sempre migliorare. Signor Weasley, ti andrebbe di prendere parte a una sfida, visto che sei tanto sicuro di conoscere la materia? Accetto sempre le sfide, professor Kettleborn. Benissimo, allora inventerò una sfida che porterà le tue conoscenze delle creature magiche al limite. La sfida di Charlie sarà pericolosa, professor Kettleborn. Vedrai che avventura ti aspetta, signor Weasley. Ti contatterò presto per darti tutti i dettagli. Molto interessante. Quindi morirà molto presto. Insomma, Charlie, andiamo ad allenarci. No, cosa? Segui sui social? No, non mi interessa partecipare a nulla, né l'avversario. 5 anni che c'è questo gioco, mamma, mamma, mao. E sì, vabbè, cose che non ci interessano. Incontra Charlie. Sono già passati 5 anni. 5 anni da quando è uscito questo gioco. Mamma mia. Ciao Charlie, ti vedo molto determinato oggi. Non erano creature magiche? Rocky, meno male che sei qui. Mi serve un compagno di allenamento. Allenamento? Ha qualcosa a che fare con la sfida del professor Kettleborn? Sì, il professor Kettleborn mi ha detto tutti i dettagli. Sai, penso che mi serve il tuo aiuto, stranamente. Sono sempre pronto ad aiutare i miei amici. Quale sfida ha preparato il professor Kettleborn? Ti racconterò tutto, ma prima dobbiamo esercitarci con Locomotor Mortis, la maledizione delle pastoie. Maledizione delle pastoie è quella che lega le gambe del bersaglio. Non l'abbiamo imparata al quinto anno? Esatto, ma dovremmo padroneggiarla al meglio per vincere la sfida. Ad
Allenati con Miroki, ti spiegherò tutto. E quindi altra energia. Prima erano 8 ore. Altre 8 ore ancora più lunghe, perché tra un pezzetto e l'altro doveva fare l'animazione che attaccava il manichino. La sfida del professor Canterbury consiste nel domare un drago e misurare i suoi parametri fisici. È per questo che ci stiamo esercitando con la maledizione delle pastoie, per riuscire a immobilizzare in sicurezza e senza fargli male. Capisco, il professor Canterbury ha accennato alla razza del drago che dovrei affrontare? Andar sorgoso in Norvegia. Sì, mi ha indicato dove posso trovare un gallese verde, il santuario dei draghi rumeno. Ok, meno male, è un gallese. Sta preparando una passaporta per farmi andare lì e voglio che tu mi accompagni. Che culo. Non abbiamo un gallese verde nella riserva delle creature magiche? Perché devo andare fino laggiù in fondo? Certo, ma misuriamo costantemente i parametri fisici dei draghi della riserva. È per questo che il professor Canterbury preferisce un drago selvatico per questo esperimento. Ma pensavo che gli incantesimi non avessero effetto sui draghi. La pelle di drago è estremamente robusta, ma la maledizione delle pastoie non deve penetrarla per avere effetto. È per questo che è un'idea geniale. Capisco, mi pare che tu e il professor Canterbury abbiate pensato a tutto. Sì, infatti non mi sembra nemmeno un granché come sfida. Sì, certo, immobilizzare le gambe di un drago comunque può sputare fuoco. Penso che un gallese verde sia un obiettivo facile, no? No, sarà difficile perché non abbiamo gli attributi. No, immobilizzare un drago sarà molto complicato. Hai ragione, questo vale per la maggior parte dei maghi e delle streghe, ma non per noi. In fondo siamo Charlie Weasley e Rocky Balboa. Ho preso a cuore le parole del professor Canterbury. Si può sempre migliorare. Pensaci, Rocky, dopo il diploma non avremo più lezioni, esami o libri di studio a cui affidarci. Saremo da soli e le uniche persone che potranno metterci alla prova per farci migliorare saremo noi stessi. Perché sei inginocchiato? È per questo che vuoi affrontare una sfida ancora più difficile? Esatto, se lavorerò con i draghi tutta la vita, allora devo mettermi alla prova per diventare uno dei migliori. Lo stesso vale per te, Rocky, affineremo le nostre capacità ed eccelleremo. Cosa hai in mente di preciso? Non ho ancora in mente nulla di preciso, devo pensarci un attimo, ti faccio sapere quando ho un piano. Io ho molta paura di quello che mi sta dicendo qua e andiamo nella stanza dei manufatti a scoprire un pochettino che cosa... E ci viene fuori, parla con Charlie, dobbiamo anche incontrare Merula e fare altre cose, ma dettagli e un sacco di missioni con Hagrid che sto rimandando da troppo tempo e devo ancora far salire tutti gli animali a livello massimo, non ce li ho ancora, un po' le ho parzialmente registrate, ma non del tutto, quindi insomma pian pianino porterò tutto avanti. Nel mentre qui sta continuando a caricare infinitamente, quindi insomma vi salto il caricamento. Ovviamente come decido di staccare il video ha finito il caricamento, mi sembra corretto. Ciao Rocky, eccoti, forza, dobbiamo discutere del nostro piano. Immagino che tu abbia trovato un modo per rendere la sfida del professor Canterbury ancora più emozionante. Sì, lo faremo senza bacchetta. Esatto, ma mi serve il tuo aiuto, Rocky. Perché ho come il presentimento che ci ficcheremo in una situazione molto pericolosa. Dovremo fare attenzione, non potremo commettere nemmeno un errore. Perché non inizi a spiegarmi quale piano hai inventato? Dimmi che non sono altre 8 ore, ti prego. Ok, prima avevo sbagliato il nome del drago. Possiamo rendere questa sfida ancora più emozionante domando uno dei draghi più temuti al mondo. So che hai detto che domare un gallese verde con la maledizione delle pastoie sarà già alquanto difficile, ma voglio onorare la sfida al professor Canterbury e ho deciso di dare la caccia al drago più temibile che ci sia. Un bellissimo. Sono curioso a individuare un ungaro spinato, perfetto per la nostra prova, sono riuscito. È lo stesso ungaro spinato che abbiamo nella riserva delle creature magiche? No, anche perché se è di là non può essere di lì. Questo è più giovane e feroce, sarà una sfida più avvincente per noi. Non è lo stesso ungaro che abbiamo incontrato quando siamo andati al santuario dei draghi rumeno insieme a Bill, vero? Sì, è lo stesso e non vedo l'ora di scoprire se è rimasto aggressivo come un tempo. Quindi ci aveva fatto fuori e ora ci intrufoleremo nella caverna con dell'ungaro spinato e gli lanceremo contro la maledizione delle pastoie mentre dorme. Ah cavolo, era quello che c'era quel duello impossibile che avevo fatto tipo 14 volte. Così avremo tutto il tempo necessario per studiarlo nel dettaglio e consegnare un resoconto completo al professor Canterbury. L'ungaro spinato è una delle razze più pericolose di draghi del mondo. Decisamente, per questo sono convinto che un ungaro spinato sia perfetto per la nostra sfida, non pensi? Io
Non credo che sia una buona idea. Non è troppo pericoloso? Non sarebbe una sfida degna di noi se non corressimo un pericolo, Rocky. Dobbiamo farlo proprio per questo. Come al solito, le scelte sono obbligate. Se seguiremo il mio piano, domeremo il drago prima che si accorga di noi. Dovremmo essere al sicuro. Ma mi serve il tuo aiuto, Rocky. Non ce la posso fare senza di te. Sarà meglio che ti accompagni anche solo per assicurarmi che il drago non ti faccia arrosto? Domare il drago più pericoloso che ci sia ci permetterà di dimostrare al professor Kettleborn che saremo all'altezza di ogni sfida che ci aspetta. E pensa che contributo daremo alla dragogologia. Gli Unghier Spinati sono difficili da studiare. Se riusciremo a immobilizzarne uno, riusciremo a misurare la sua lunghezza del muso alla coda, alla temperatura del fuoco, cose così, il livello di furia. Scopriremo tantissime informazioni affascinanti. L'importante è non dover sottrarre uova d'oro. Oddio, le uova d'oro. Non preoccuparti, Rocky. Non c'era niente, non c'entra niente con l'ungaro, con l'unico incontro, l'ultimo incontro che abbiamo avuto con un ungaro spinato. Non dovrò duellare contro di lui, vero? Non sarà necessario, Rocky. Stavolta andrà tutto liscio. Quando avremo annotato le informazioni, scioglieremo l'incantesimo e fuggiremo. Nessuno si farà male, né umano né drago. È un piano perfetto. Bene, e sei sicuro di essere pronto per incontrare una bestia tanto pericolosa? Non sono mai stato così pronto, Rocky. Sarà una sfida indimenticabile. Ti faccio sapere appena è tutto pronto. Io qui ho qualche dubbio, sinceramente. Incontriamoci alla caverna del drago prima che voli via. Io qui ho veramente tanti dubbi che tutto ciò andrà liscio. E spero di non dover fare un duello contro quel drago, perché se già quando l'avevo fatto tempo addietro avevo gli attributi troppo bassi, ora che si saranno aggiornati e tutto, cosa vorrà? 53, 55 come minimo, che è tipo tantissimo. Cioè, secondo loro io dovrei fare un botto di lezioni così, senza senso, da solo, e solo per andare avanti. E non ha senso. Infatti mi chiedo, uno che ha iniziato il gioco tipo ora, che arriva ora al settimo anno, c'ha molti meno attributi perché è passato molto meno tempo, molti meno eventi, eccetera. Quindi non potrà mai avere quegli attributi così alti. Quindi come cavolo fa una persona che inizia da poco ad avere anche soltanto i miei attributi, che ce l'ho alti rispetto a tanti altri? Boh, non lo so. Comunque, questa dovrebbe essere la te... No, non volevo fare ciò. Questa dovrebbe essere la terza, la quarta parte, la quarta su 5, quindi andiamo nella tana del drago. Ho molta paura di ciò che potrebbe succedere, o non succedere, magari moriremo, finisce il gioco e siamo liberi, ma non lo sapremo mai. Qui non c'è nessun drago, per fortuna. Oddio, la caverna è molto lunga, come fa ad entrarci? È piccolo l'ingresso, mi sembra. Siamo arrivati al santuario dei draghi rumeno. Il professor Kettleborn è stato molto gentile a procurarsi una passaporta per noi. Gli hai detto che siamo qui? Che vogliamo domare un ungaro spinato per esaminarlo? Non proprio. Pensa ancora che il nostro obiettivo sia studiare un gallese verde. Immagina quanto sarà stupito quando torneremo con un resoconto completo su uno dei draghi più pericolosi che ci siano. Secondo me si incazza e ci espelle. L'ultima volta che siamo entrati in questa caverna siamo incorsi in guai grossi. È vero, perché si inginocchia. Sono caduto al buio e mi sono fatto male la gamba. Io e Bill siamo stati fortunati ad averti qui. Hai tenuto l'ungaro spinato a bada per noi. Ma stavolta filerà tutto liscio. L'ungaro spinato vorrebbe dormire a quest'ora. Useremo la Comator Mortis per limitare i suoi movimenti e studiarlo per bene. Non vedo l'ora di scoprire quanto è cresciuto dall'ultima volta che l'abbiamo incontrato. Sei sicuro che l'ungaro spinato dormirà? No. Certo, i draghi seguono una... Stavi dicendo? Pare proprio che il nostro ungaro spinato sia sveglio. Dai, mi sembra in salute. Forza, Rocky, avviciniamoci. Come avviciniamoci? Che creatura meravigliosa! Deve essersi appena svegliato. Cosa ne pensi? Seguiamo il piano? Io consiglio la prudenza, eh. Non saprei, Charlie. Immobilizzare un drago che dorme è una cosa, ma. Un dragologo deve essere pronto a tutto, Rocky. Ma capisco come ti senti, c'è un confine sottile fra essere coraggiosi ed essere stupidi, eh già. Però l'ungaro spinato non ci ha ancora notati, ma ci avranno usato, ci ha conosciuto, ci ha saputo. Sfruttiamo questa occasione per capire quanto la situazione è pericolosa prima di agire. Io ho molti dubbi a proposito. Ah, quindi energia? Quindi faremo tutto con l'energia, ho capito.
E quindi dopo altre 8 ore, per fortuna quella prima erano 3, da quel che mi pare di capire, l'ungaro spinato sembra aggressivo e di pessimo umore. Decisamente, Rocky, forse hai fatto bene a dire di procedere con cautela. Valutiamo un altro piano. Possiamo sempre... Per la barba di Merlino, ci ha visti? Ma dai. Scappa, Rocky, io lo distraggo. Ecco, è morto di nuovo. Piano, draghetto. Ehi, drago, guarda qui. È la mia opportunità. Ah, meno male, locomotor mortis. Avada kedavris. No, 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 locomotor mortis. E quindi... Ha funzionato. Sì, ma lui sputa fuoco. Ben fatto, Rocky, hai immobilizzato l'ungaro spinato. Non penso che l'incantesimo terrà a lungo. Sei pronto a misurarlo? Assolutamente, Rocky, ci metterò un secondo. Non lo so, io questo ci lascia le penne. Sì, faccio cose, scrivo cose. Bene, ho preso le misure, scegliamo l'incantesimo e andiamocene. Corri, 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 furia. E quindi niente, siamo sopravvissuti. Oh, vieni subito nella mia classe per darmi delle spiegazioni. Prof, Charlie è stupido. Figurina doppia. Charlie è stupido, prof, che ci posso fa? Non ci posso fa nulla. Quindi, insomma, Professor Ketterborn, salve, io non c'entro nulla, ha fatto tutto lui, quindi per favore se la prenda con lui. Ciao Charlie, anche tu sei stato convocato da Professor Ketterborn? Sì, penso che non sia troppo felice che ci siamo intrufolati nella tana di un ungaro spinato. Direi che siamo nei guai, ma almeno siamo usciti dalla grotta illesi. Ed è tutto merito tuo, non riesco a credere che tu abbia immobilizzato un ungaro spinato da solo. Dovevamo farlo insieme, ma non è filato tutto liscio come pensavamo. Dopo questa esperienza vuoi ancora diventare un dragologo? Scherzi, ora più che mai. Questa esperienza mi ha aiutato a comprendere la potenza di queste creature magiche. Ora le rispetto ancora di più, non sottovaluterò più un drago. Signor Balboa, signor Weasley, sono stato informato che avete sfruttato la sfida che vi ho proposto e avete fatto di testa vostra, infiltrandovi nella tana di un ungaro spinato. Vi darò un'occasione per spiegarvi e spero che abbiate una buona giustificazione. Quindi la giustificazione saranno 8 ore di energia, come ti puoi sbagliare. La vostra sfida era di studiare un gallese verde e non un ungaro spinato. Avete idea di quali pericoli avete corso? Siete fortunati a essere sopravvissuti dopo aver preso una decisione tanto stupida. Cosa avete da dire in vostra difesa? E chiediamo perdono perché non possiamo fare altro. La prego di perdonarci, professore. Cercavamo solo di cogliere appieno lo spirito della sua sfida. Volevamo migliorarci affrontando una prova ancora più ardua, ma siamo stati fortunati a uscire illesi. Abbiamo imparato le lezioni, non faremo mai più una cosa simile. Lo spero proprio. In ogni caso, devo punirvi severamente per quello che avete fatto. Anche se forse dovrei dimostrarmi clemente. Il pericolo che avete corso basta e avanza come punizione. Non dia la colpa a Rocky, professore. Sono io il problema. È stata tutta una mia idea. Quando abbiamo notato che l'ungaro spinato era sveglio, Rocky mi ha consigliato di essere cauto. Saremmo dovuti scappare, ma io ho insistito per rimanere a osservarlo, e così ci ha visti. Non posso perdonare un comportamento tanto irresponsabile in quanto professore di Hogwarts. Non importa se avete immobilizzato l'ungaro spinato e avete misurato i suoi parametri fisici. Avete usato la passaporta che vi ho dato per fini personali, ovvero domare un drago pericoloso dopo esservi introdotti nella sua tana. Detto ciò, mi sembra che abbiate imparato la lezione. Certamente, professore. Non si preoccupi, professore. Questa esperienza è stata una lezione molto più utile di quanto pensassi. Come dragologo farò di tutto per affrontare i rischi che si pareranno davanti a me nella ricerca della conoscenza, ma non andrò a cacciarmi in situazioni pericolose da solo. Ora stimo i draghi molto più di prima. Non c'è che dire, questa esperienza mi ha dato molto a cui pensare. Dopo il diploma, la vita vi farà affrontare tante sfide inaspettate. Spero che porterete con voi questa esperienza quando farete il vostro primo passo nel mondo magico. Però dovrete essere più attenti in futuro se ci tenete alla vita e alle membra. Lo faremo, professore. Bene, ora riprendete a studiare, ormai manca pochissimo ai mago. Oh, certamente, saremo pronti per questa sfida. E quindi, sfida completata, un punto in più ce l'avevamo in ogni caso, e quindi ora uscendo di qua ci dovrebbe dire tipo, ehi, guarda che avrete un punto extra per fare cose e sarete dei grandi maghi, e ovviamente di nuovo doppia, incredibile.
Vabbè, lasciamo stare. Congratulazioni per aver completato la sfida di Charlie. Quando sosterrai il mago quest'anno ti verrà concesso un punto bonus in cuore creature magiche. Questo ti permetterà di sbagliare una domanda, ma ottenere comunque il punteggio pieno. Molto molto bene. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Mister. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!